questi luoghi del cuore che vengono restituiti ai cittadini e vengono restituiti in condizioni di agibilità strutturale naturalmente diverse rispetto al passato. Noi quasi 4 anni fa, quando ci siamo insediati, questo tempio dello sport reggino era chiuso, poi è stato adibito ad accoglienza migranti, ci abbiamo investito dei soldi, i soldi dei patti per il sud, adesso questo luogo è stato riqualificato, tutte le condizioni igienico-sanitarie sono state ripristinate, sarà riposizionata una tribunetta pienamente fruibile e la soddisfazione maggiore è che è una riapertura che ed è un provvedimento che va a incidere nella quotidianità dei cittadini, perché finalmente questo tempio dello sport nel quale vengono decantate le gesta storiche della viola, che noi abbiamo voluto anche rappresentare graficamente qui, torna a disposizione delle associazioni sportive, delle squadre, di chi anche con un gruppo di amici vuole venire qui a organizzare una partita di pallacanestro, e siamo molto contenti di questo perché naturalmente è una delle perle all'interno di un percorso più ampio di programmazione nello sport in generale, ma anche in questo quartiere, perché poi a novembre, a pochi metri da qui, grazie all'investimento del CONI, inizieranno i lavori di riqualificazione della piscina comunale, quindi è tutta un'area, tutta uno spazio, una sorta di cittadella dello sport che recupererà smalto, recupererà interesse da parte di cittadini e appassionati allo sport, e di questo ne siamo naturalmente molto contenti.